Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sappiamo. E oggi questo, diciamo, patatrac si è aggravato anche ulteriormente con la storia del bigliettino di Berlusconi sulla Giamunione, sì, eccetera, eccetera. Ti voglio chiedere, nel momento in cui Berlusconi è così critico con quella che sarà la Presidente del Consiglio dalla prossima settimana, Giorgia Meloni, definendola supponente, prepotente, arrogante e offensiva, è una con la quale non si può andare d'accordo. Intanto il centro non c'è più, e che cosa succederà? Ma guarda, la graduatoria delle componenti del mix nel centrodestra non l'ha deciso né Berlusconi né la Meloni, ma l'hanno deciso gli italiani nelle urne. Questo è un fatto. E hanno deciso di premiare più la Meloni e Salvini di quanto abbiano premiato Berlusconi. Quindi è una decisione che è presa democraticamente nelle urne. Dopodiché io mi stupisco, faccio un piccolo inciso su quello che ho sentito, che qualcuno si stupisce che il centrodestra, le destre vincono le elezioni e fanno un governo di destra e mettono delle persone di destra nelle istituzioni, dove essere di destra non vuol dire essere nazisti o criminali. Io non penso che la Boldrini, per fare un nome, fosse meno di parte di quanto lo sia Fontana, non penso che Bertinotti era meno di parte di quanto lo sia la Russa, eccetera, eccetera. C'è questa convinzione che vincono le destre, bisogna fare un governo di sinistra. Per quanto riguarda Berlusconi, io credo che il fatto non sia politico, o meglio non solo politico, ma sia marginale l'aspetto politico. Qui siamo di fronte al problema che Berlusconi deve accettare e prendere atto che non può più comandare in politica come comandava, come ha sempre comandato, perché i numeri non glielo consentono. E Giorgia Meloni deve fare lo sforzo di capire che non ha davanti a sé un leader qualsiasi, ma davanti a sé un signore che ha scritto pagine importantissime della politica italiana e non solo italiana degli ultimi 30 anni. Quindi se si riesce, come dire, a mettere insieme queste due cose, penso che questi passeranno alla cronaca come incidenti. Se non si riuscirà, sarà un problema. Lucio.